Wie sollte sich ein junger Neapolitaner anziehen, wenn er sich in der Zürich-Szene integrieren möchte? Und was sollte er für einen Job machen? Also, um sich in der Zürcher Szene zu integrieren, würde ich sagen, als erstes mal sehr enge Jeans. Also, das Grandissimi! Zweitens ein Vintage-T-Shirt. Und Jobs. Ich würde sagen, Bühnenbildner. Bühne? Bühne che? Wie cosa può fare un napoletano oggi a Zurigo? Beh, o va a scavare nelle sue radici, penso alla grande canzone napoletana, alla pizza. Oppure fare il web designer. Web che? E per farlo, beh, ci vuole delle belle scarpe di cuoio. No, io le odio, le scarpe di cuoio io le odio. Una bella borsa con su scritto Berlino, perché il mondo dopo Zurigo guarda Berlino oggi. No, Berlino, no, la borsa di Berlino, no, è una città che odio, fa freddissimo, fa ancora più freddo che qui a Zurigo, no, basta, non la voglio! Un'ottima integrazione prevede una capigliatura adeguata. Questo tono selvaggio, direi, non è al top, no. Quindi una riga che da qui parte perfetta e porta una bella onda laterale. Che mi avete fatto? E poi opterei per un baffetto non folto, non esagerato, lineare, preciso. Lo vedrei come un organizzatore di vernissage, ma specializzato. Un vernissage? Ma venga là! Ma quale vernissage? Venga là! Dimenticami! E nella specializzazione vediamo... quest'uomo organizza delle mostre di quadri monocromatici, possibilmente focalizzandosi su delle gradazioni di grigio. Ganz wichtig, das Outfit. Du brauchst einen Hut, Trilby-Hut. Du brauchst, also diese intellektuellen Brille, diese pseudo-intellektuellen Brille, kommt immer gut an. Avete messo anche gli occhiali adesso. Kannst du so machen? Musst du aber nicht. Du kannst dich anpassen oder du kannst Trends setzen. Ja? So wie ich. Trend. Motodonghino Trend, Totong. Kannst du nicht mit irgendwas kommen? Musst du aus dem Kreativbereich sein, ganz klar. Kannst du es irgendwie Filmbusiness oder Art Director. Mach's wie ich, Architekt. Sehr gut. Hm? L'architetto. Ma quanti architetti ci sono a Zurigo? No, io non me lo vedo architetto. Potrei abbozzare un'ermeneutica sociologica del tipico zurighese. A me viene in mente, non lo so, un tipo più impegnato, più engagiert, più engagé. Lo vedo bene impegnato nell'ambiente, non so, in una ONG per la salvaguardia del pino d'Aleppo libanese. Pino da Pleppo. Io direi che va allo Xenix, ha l'abbonamento in tasca, ma gioca a biglie, gioca a bocce, gioca a pétanque. No, non ci siamo, la dovete finire, smettetela, rimandatemi a casa! Ah, delle palle? Delle palle, mi piace un sacco giocare con le palline. Oh, yeah, sì, fighissimo. Però sono un po' pesanti, ragazzi, questi non ci siamo, eh. No, non sono buone queste. Sono troppo pesanti. Datemene altre, per favore, altre. Petanque, non giocoleria. Poi per giocare a petanque ci vuole un certo stile, non è che tutti adesso si improvvisano così. Comunque, secondo me, dopo che ha giocato lì allo Xenix, me lo vedo che inforca la sua bici da corsa, bellissima, blu cromata, manubrio bianco, che va molto di moda quest'anno. Non esiste, cioè la bici è solo monomarcia, a Zurigo la bici è solo monomarcia. Gli avevo chiesto delle palle più leggere, non una bicicletta monomarcia, pesantissima. Me lo vedo che sale, si fa quella bella salita di Hung, sale con la sua bici monomarcia, sì, io me lo vedo così.
No, ma pure in salita mi avete messo la casa sopra la montagna! Ma va a fa' il culo, ma che cazzo! Non ci posso credere, non ce la farò mai! Oddio! Szene, Zürich. Ja. Io sono arrivato a Zurigo qualche tempo fa per studiare all'università. Ho conseguito un dottorato in astrofisica. E dopo gli studi ho scoperto che qui c'è uno dei più importanti science center d'Europa. Il science center è un museo di scienze interattivo dove si può giocare con quello che c'è all'interno. E a me piace moltissimo giocare, soprattutto con la scienza. E niente, adesso io lavoro lì. Sono responsabile del laboratorio di fisica. Questo significa che in parte faccio da guida nei laboratori, quindi conduco dei laboratori, dei workshop con i visitatori, le scuole, i bambini, i ragazzi, stupendo. E dall'altra invece posso anche sviluppare nuovi esperimenti, inventarmi nuovi workshop. Bella la bici, no? Bellissima. Non riesco a separarmene. Ormai sono 10 anni che sto qui. Sto vivendo qui. Ah, un'altra cosa. Mio figlio o mia figlia nascerà qui.